Ed eccoci qui con Catalano della Buena Onda Aprilia, questa sera possiamo dirlo la partita perfetta. Sì, è stata un'ottima gara e dal risultato potrebbe sembrare che non è stata facile, mentre invece è stata una partita che nascondeva delle insidie, anche perché loro venivano da una serie di sconfitte e ci tenevano a fare bene. Il mister si è raccomandato prima della partita di entrare con il piglio giusto e di avere subito un ritmo alto, perché proprio non sarebbe stato facile. Infatti ci hanno pressato praticamente dal primo all'ultimo minuto, però diciamo la partenza molto buona ci ha favorito, siamo andati subito in vantaggio e da lì poi abbiamo gestito bene la partita. Appunto, era uno scontro diretto e avete dato il meglio di voi appunto per questa sfida. Sì, soprattutto perché noi dobbiamo, specialmente nelle gare in casa, costruirci le nostre vittorie e dobbiamo fare più punti possibile, perché fuori casa a volte abbiamo delle difficoltà e quindi dobbiamo far sì che in casa prendiamo sempre i 3 punti, e oggi è andata bene. Dante Marcelli, allenatore della Buena Onda Aprilia, la vittoria di questa sera ridimensiona un po' i vostri obiettivi stagionali? No, i nostri obiettivi sono sempre quelli che sono la salvezza e fare un campionato tranquillo. Prima la raggiungiamo e meglio è. Certo, quando ci sono queste partite qua sembra che possiamo puntare a mire più alte, ma noi il nostro obiettivo lo ce l'abbiamo bene in testa e lo sappiamo qual è. Noi giochiamo per migliorare ogni sabato le nostre prestazioni. A volte ci riesce bene, a volte meno bene, però questo è il nostro cammino. Appunto, quando ci sono questi scontri diretti, diciamo, è proprio il Buena Onda che dà il meglio di sé, quindi è un problema forse di mentalità? È un problema che comunque abbiamo molti 94, che vuoi non vuoi l'esperienza della C2 non ce l'hanno ancora. La stanno acquisendo piano piano e cercando sempre di migliorare questo campionato che sembra facile. Ma a volte perché lo rendiamo noi facile. Questa partita l'abbiamo messa su un ritmo che a noi ci faceva piacere giocare e sembrare tutto facile, ma non è così. A volte per le partite che sembrano facili poi nascono tante insidie. Loro erano una buona squadra, noi l'abbiamo subito prestati bene, siamo usciti bene dal loro pressing, a volte ci hanno messo in difficoltà in altre partite, il pressing era asfissiante, oggi invece siamo usciti bene, abbiamo fatto il 2-0, 2-0, 3-0, poi per loro diventa un'altra partita per l'avversario recuperarla. Noi a volte ce le complichiamo perché da facili che sono, prendiamo uno o due gol in rapida successione e facciamo rientrare in campo la partita, facciamo rientrare in partita la squadra avversaria. Oggi è stato fatto tutto bene e l'avversario ha avuto difficoltà a rientrare, anche quando hanno fatto il gol 5-1, non c'è stata proprio partita per loro, perché noi eravamo messi bene e non abbiamo mai concesso distrazioni.